ti abbiamo amato e siamo stati amati da te incondizionatamente. Adesso vai e corri tra le praterie del paradiso. E l'addio ad un amico che non c'è più, a chi è andato via improvvisamente, lasciando un vuoto difficile da colmare. Dylan è morto. Il Labrador disabile di Vibo Valentia, amorevolmente accudito da Tonino Vitale, se n'è andato in un caldo pomeriggio di fine luglio. Le sue passeggiate a bordo di un carrellino di fortuna avevano fatto il giro del web, rilanciate da TG e quotidiani, divenute simbolo di un'amicizia più forte della malattia. A non mancargli era stata però la vicinanza di chi, appresa la sua storia dai social network, si è offerto di aiutare quel cucciolone di 13 anni. Come ha fatto Alessandro Ortolan, il mago dei carrellini, partito da Treviso e giunto fino a Vibo per donare uno speciale supporto a Dylan. Un regalo di cui il Labrador ha goduto solo per un paio di giorni, fino a quando la morte beffarda non lo ha sottratto all'affetto della sua famiglia, scrivendo per questa favola moderna un finale amaro, difficile da mandare giù. La fine di questa fiabesca storia l'hai voluta scrivere tu, ha scritto Victor Vitale sul suo profilo Facebook. A te quel carrellino serviva solo per regalarti la tua ultima camminata in mezzo a noi. Adesso ci mancherai. Ci sarà un altro Dylan al suo posto un domani? No, non credo. Da Vibo Valentia per la CNews 24.